Buongiorno, ciao amici miei, come state? Oggi vi voglio parlare di un argomento a me molto vicino, lo sto facendo da un anno, quasi da un anno, da quando è iniziato questa emergenza. Si chiama gratitudine, ringraziare ogni giorno prima di alzarsi da letto per le cose che ho, per la famiglia, per l'aria che respiro, che mi sveglio, io ho desiderato un po' di libri di positivismo questo anno da Babbo Natale e me l'ha portato un libro che è da una dei miei scrittrici autori preferiti. Si chiama Rhonda Byrne e questo libro si chiama The Magic. Scrivetemi sotto chi l'ha letto. Poi la mia sponsor, mia amica del cuore, mia quasi mia sorella, mi ha regalato questo magnifico quaderno. Io non sapevo. Sapevo che ci scriverò qualcosa speciale dentro, ma non sapevo cosa. Ieri ho iniziato a leggere questo libro, The Magic. Chi non conosce l'autore Rhonda Byrne, lei ha scritto anche The Secret. Magari qualcuno di voi l'ha visto o l'ha letto. Lei parla in questo libro di 28 giorni che ti cambieranno la vita. Ci sono le cose che devi sapere prima. Chi vorrebbe iniziare con me? Vorrei farlo con voi. 28 giorni. Oggi per me sarà primo giorno. Può essere anche per voi o chi lo vede in ritardo. Può scrivermi oppure non deve neanche scrivermi, fate voi. Io vi dico ogni giorno istruzioni o ogni sera istruzioni cosa dovete fare in prossimo giorno mattina. Allora, come prima cosa oggi scrivetevi una lista di cose di vostri desideri. Io vi dico elenco di queste cose e voi sotto di ognuno scrivete cosa desidereste e anche in che tempo va bene. Potete scrivere anche i dettagli, le cose che veramente andare in dettagli dovete sentire la felicità e vedervi visualizzare in stato che volete avere. Ok, dovete parlare in presente, ed esempio, io vorrei una casa in campagna, ma scrivo, ho una casa in campagna con grande terreno dove posso lavorare, dove posso mettere, piantare i miei alberi di frutta, mi vedo già sul cavallo che passeggio di là. Il terreno è abbastanza grande, la casa è sufficiente per noi cinque. Allora, vi dico elenco, questo dovete fare oggi. Allora, fisico e salute. Il secondo, lavoro e carriera. Terzo, denaro. Quarto, relazioni. Cinque, desideri personali. E 6. 6 oggetti materiali. Quindi preparatevi questo e poi stasera pubblico video il primo giorno, il primo esercizio, quello che dovreste fare domani mattina, perché alcuni esercizi sono matitudini, così che vi preparano la vita o la giornata, perché prima di alzarsi da letto, no? Possono succedere anche cose cattive, magari cadi dal letto,
non lo so, mentre ti rasi ascelle e ti tagli e poi tutto giorno va una dietro l'altra di cose negative, perché li attiriamo, questa è la legge di attrazione. Anche le cose negative, di là mettiamo l'energia, li alimentiamo e li attiriamo più forte. Quindi questo funziona anche con le cose positive. Tante persone che mi seguono sanno già che io, positivismo, il sorriso per me sono cose molto importanti. E non sempre ci riesco a essere con sorriso, però prevalentemente sono solare, mi conoscete come solare, che rido. Anche i problemi che ho, provo sempre a vedere da tante altre parti e risolverli. Perché secondo me ogni problema ha la sua soluzione. Tante soluzioni possono essere pesanti, però comunque ogni problema ha la sua soluzione. Ok, quindi questa legge di attrazione, questi 28 giorni, dovrebbero cambiarti la vita, cambiarti vita, il migliore, perché 28 giorni. Perché 28 giorni? Perché 28 giorni è tempo quando uno, ad esempio, smette di fumare, 28 giorni quando fai una abitudine, diventa abitudine, diventa regolare. Lo devi fare con costanza e se non puoi farlo un giorno, devi tornare dietro di 3 giorni, leggerti 3 giorni precedenti e poi continuare. Perché anche in questo libro dice che se interrompi e non fai un giorno questo esercizio, è possibile che tutta questa magia si interrompe e dovresti iniziare da zero, dal primo giorno, oppure tornare 3 giorni prima. Ok, allora queste sono cose bellissime, un libro magico. E come dice John Kennedy. O come diceva, perché comunque non c'è tra di noi adesso, nell'esprimere gratitudine, ricordiamoci che il segno più alto del nostro apprezzamento non è fatto di parole, ma di comportamenti in sintonia con ciò che apprezziamo. Ed è vero, è verissimo. È bellissimo veramente la formula magica. Pensa e pronuncia ad alta voce la parola magica grazie. Quanto più penserai e pronuncerai la parola magica grazie, tanto più avvertirai crescere la gratitudine dentro di te. Quanta più gratitudine avvertirai, tanto maggiore sarà la pienezza di cui godrai. Con questo finirei, saremo insieme 28 giorni, quindi vi auguro che i vostri desideri, almeno il 90% di quelli, si avverano. Io vorrei molto applicare tutto ciò sul mio salute e vorrei che aiuto in guarigione del mio corpo. Ci sono un po' di desideri che desidero anche io. Quindi, mentre camminiamo in questa strada in 28 giorni, ci conosceremo anche meglio. Dai, chi vuole può camminare con me questa strada. Vi mando un abbraccio. Buona domenica, devo andare perché i bambini stanno gridando. Stasera vi mando un video per domani mattina. Un bacio grande, ciao!